Direi che andiamo. Voglio proprio vedere. Begin. Ah, il gioco è solo in inglese. Tenterò di tradurre passo passo. Ma non c'è in italiano. Allora, c'è la In Phase e la Young Phase. Allora, se non ricordo male, il gioco, da quello che ho letto in giro, deve essere completato in più parti. Perché, tipo, per avere il quadro completo della storia e del gameplay. E vabbè, faremo In Phase la prima volta. Direi che andiamo. Iniziare con la In Phase. Ah, c'è la difficoltà. E c'è Daydream, è facile. Insonnia è normale. È Nightmare, incubo è difficile. Come al solito facciamo normale. E let's go. Ah, dici di aggiustare la brightness, però va bene così. Immagino che si baserà molto sull'oscurità. Cara Utsuki, sono stato evocato dal signore che risiedeva nel maniero. Mancherò per un po'. Il signore ha avuto le mie preghiere e le mie abilità, ha ricevuto le mie abilità, è convinto che il suo maniero sia maledetto. Credo che abbia una grande immaginazione. Probabilmente avrà visto un ratto da qualche cosa del genere. È quello che penso io. Non dovrei essere lontano per troppo tempo, quindi prenditi cura del tempietto, nella mia assenza. E sono preoccupato per la salute di Kurea. Per favore, controllalo. Prenditi cura di lei. Ok. Maniero. Gate e il cancello. Ma quindi sostanzialmente il The seal, padre. Ah. the silk. How? Do you really think father is here, in this place? Non voglio parlare sopra il doppiaggio, quindi. Peccato che non c'è il doppiaggio giapponese, però. Yes, I'm sure of it. If we ask someone, I am sure we'll find out where È he is. bellissimo. Poi commento la cosa. Wait. There's something strange about this place. Benissimo perché. Don't worry. Utsuki, come on, let's go. Giardino, ovest. Ah, la musichetta. Canzoncina, quello che Korea! What happened? You need to be careful! It's nothing serious. Don't worry about this. There is someone over there. Wait, I'll go see. Please stay here until I get back. Commento un attimino una cosa, voglio commentare. Vabbè, prima di tutto spiego cosa hanno detto. Semplicemente, per l'appunto, loro sono le figlie, o comunque chiamare figlie. E lei è Kurea, che è quella che sta male. Lei è Utsuki, che deve prendersi cura di Kurea. Che adesso si andava per i fatti suoi. Sostanzialmente sono qui perché, per l'appunto, il padre diceva: vabbè, sarà ubriaco il signore del maniero. Del posto. Ovviamente non è vero, perché a quanto pare è infestato sto posto e sono entrate appunto per cercare sul loro padre, che fine hanno fatto. La cosa che mi fa ridere. Questa cosa mi fa. Io i dialoghi, i filmati li saltavo perché volevo vedere solo se il gameplay andava bene. Quindi.
Non ho controllato benissimo i filmati. Il fatto che non aprano bocca. Proprio. Dai. Da questo si capisce che è From Software. Non aprono bocca quando parlano. È incredibile, fino a Sekiro è stato così. È possibile che fino a Sekiro non hanno fatto un gioco in cui ci fosse il labiale? Vabbè, andiamo avanti. Ok, sono Utsuki. Vediamo i tasti. Ok, lei ha un pugnale che può combattere. Ok, fa tipo una mini combo. Questo fa la stessa cosa. Questo corre. Questo immagino che tocco gli oggetti. Ma lì c'è qualcuno. Polvere. Erbe curative. A forma di. Cioè che rese a. Polvere, vabbè, polvere. Polvere di erbe. Okay, ma quello mi trolla. Ehi, Freddy, buonasera. Come va? Sei di fronte al survival, al Dark Souls dei survival horror. Con software prima che fosse popolare. Cazzo. Ah. Tempesta. Alcune aree, il gioco è solo in inglese, quindi lo spiego. Alcune aree hanno un grande ammontare di energia negativa. Questo include vendetta, omicidio e cose brutte. Bueno, come stai tu? Tu pensi, sì. Ma ne faceva di cose From Software, oltre Armored Core. Vabbè, penso che la sua saga. La loro saga maggiore prima dell'avvento dei Souls fosse per l'appunto Armored Core. Prima che poi morisse Armored Core, perché è morto Armored Core. Quando hanno fatto i Souls, Armored Core, basta. Non lo facciamo più, facciamo i Souls e basta. Se viene accumulato troppo, immagino lo stress da energia negativa, allora una tempesta di negatività potrebbe accadere. Se la tempesta. Accade mentre corri, potresti avere le vertigini. Ha senso, sì. Ah, e prima stavo dicendo, forse non c'eri, che non hai il labiale questo Where did gioco. this come from? Quindi mi viene da pensare che magari non ha mai avuto il labiale From Software fino a Sekiro. Mi fa ridere questa cosa. Non ne posso essere sicuro perché non ho giocato tutti i giochi di From Software, anzi, però. Anche Dark Souls 3. È bellissimo sta cosa. Cioè, non ho mai messo il labiale nei loro giochi. Infatti, vedi loro che c'hanno. Cioè, allora, questo qua è un gioco PS2 del 2004-2005. Sono buoni i modelli per un gioco PS2, anche l'atmosfera non sono male. Però cazzo, è un po' brutto vedere i personaggi che parlano, ma stanno muti con la bocca. Giardino, albero. Ovviamente telecamere fisse, ma non survival horror. Metal Spike. Demon Suppressing Spike. Ah, serve per soppressare i demoni. Ok. Soppressare dei demoni. Il dischetto. Dischetto di legno decorato. Ok, questo è morto di salvato. Straniante, ma di che anno è? 2004 o 2005? Parliamo di un gioco per PlayStation 2. Una volta i survival horror, quando esistevano i survival horror, si facevano tutti con la telecamera fissa praticamente.
fa proprio parte praticamente del genere. C'è qualcosa nel tempietto. Puoi prenderlo? Vai. Ah, la mappa del maniero. Survival Unsigned Scroll. Ho preso una pergamena. Ah, Basic Survival. Ah, questo è tipo una specie di tutorial. Non correre. Devi essere il più silenzioso possibile. Se fai rumore, un Gaki ti noterà la tua presenza. Ok. Ha fatto rumore apposta il gioco. Cazzo tanca. Pugnale a due mani. Non ce la faccio a mettere. Non lo posso mettere a due mani. Buonasera, Trese. Dalle T3 aveva già bellissime animazioni. Faccioni del 2003. Sì, ma. Ma infatti è From Software. Play for Roll No Lock. Perry. Stavo parlando Treasure che non c'ha il. Non c'ha il. Non ha il doppiaggio. Cioè, i personaggi quando parlano. Tu li vedi in faccia che hanno la bocca chiusa. È proprio From Software. È inconfondibile questa cosa. Come stai? Spring. Aspetta, un attimo indietro che c'era un'altra zona che non avevo visto. Ah, è comunque la trama, l'ho iniziato prima che arrivaste. Ah, From è così anche 20 anni dopo, esatto. La trama sostanzialmente è che siamo in un periodo antico giapponese, adesso non mi so dire quale, non lo dice, ma il padre di questa è un altro, è stato convocato dal signore del posto, perché il signore diceva che il posto era infestato, il padre ha detto, vabbè, sono cazzate. Il padre non è più tornato e quindi ora le figlie vanno a cercarlo. Qua la maniera. Ah, sarebbe un bel posto per purificarsi. Ah, sei Vendetta. Dopo aver investigato nelle rocce con vabbè, ste cose, puoi salvare il tuo gioco. Ah, bisogno di un vessillo per salvare il gioco. Porca puttana, ci sono i salvataggi contati. Posso credere? Vabbè, tanto salva. Ma non ce l'ho, ce l'ho. Ovviamente parliamo di PS2 2004. Vabbè, l'ho fatto. Ah, mette la barchetta! Mette proprio la barchetta! Carino! Ehi, hey, John Jokes, buonasera. Come va? Sei davanti a From Software prima che diventasse famosa. No. Troppo vicino. Mi trolla. Qualcuno sta bussando alla porta. Qualcosa sta lurcando dietro la porta. Andiamocene via. Di che si tratta? Sì, immaginavo, c'è Luigi. Sostanzialmente è un survival horror del 2004 di From Software, che è ambientato in un'epoca giapponese antica, dove c'è questo maniero infestato e bisogna esplorarlo per trovare il padre, che si è perso. Ok, la porta è chiusa, quindi non si può fare niente qui. E il gameplay sostanzialmente è esplorare questa zona. Io non l'ho mai giocato. Avevo solo un quarto d'ora giusto per vedere come funzionava il gioco e per settarlo per la live. E che cazzo! Oddio, è morto. Ma forse era quell'altro prima che stai. Vabbè. Sarebbe da questo lato, esatto. E stavo un po' cazzeggiando dicendo ad esempio che non parlano i personaggi. Cioè parlano ma tengono la bocca chiusa.
Perché a quanto pare From Software non ha mai saputo animare delle bocche. Cioè, ci sono dei bambini. Allora, Rose, insomma, è più o meno. Un po' meno facile combattere con Rose, mi sa. Il cadavere è pieno di sangue, a posto. Andiamo dai bambini e bambine. Meglio che siano di qua prima. Andiamo prima di qua. Allora, dice di non correre il gioco perché se corri attiri. Ok, non possiamo andare lì. Però sinceramente ogni tanto correremo perché non è che posso stare qua mezz'ora. E andare di qua. Ok, porta si apre. Piccolo tempio. Un simulatore di Camporella nel Giappone feudale. E ora lo vediamo. L'atmosfera è bella. Poi per dire, i modelli pure sono fatti bene, però è terribile che non parlino neanche. Parlavano in Silent Hill 2. In qualsiasi gioco PS2 si vede che apre la bocca. Credo siano bambine. Sono tutti morti. Ah, ok, purtroppo il doppiaggio che c'è è inglese. Non si può fare altrimenti. Aspetta, queste aprono la bocca! Aspetta, queste aprono la bocca! Perché i protagonisti non aprono la bocca? Vabbè, sì, sono tutti morti. Fronte Kate. Ayako è l'unica sopravvissuta. È davvero viva? Vabbè, adesso mi faccio trovare dalle bambine. Sta proprio il doppiaggio From, vabbè. Lady Fujiwara Memorandum. Una nota di Lady Fujiwara. Milady, ho piazzato dei dischi legnosi di legno nel piccolo tempietto del maniero e nell'altare. Non preoccuparti delle spikes, sono i termini adesso. Le ho concessi a Miss Ayako e alla veggente che sta ispezionando il maniero. Entrambi noi li nasconderemo nel giardino. Prenditi cura di te stessa. Dai. Qualcosa è giampato dal fondo. È troppo scuro per vederlo. Quel Taroverse. Ah, io sono qui per inventarmi connessioni con la Lord dei Souls, se non l'avete capito, ci sta, però capisco che io switcherei anche i giochi moderni sono così. Vabbè, le bambine se ne stanno andando. Ma mi stupisco! Ma non è che io mi stupisco che sia così. Mi stupisco che sia sempre stato così. Cioè, è proprio una tradizione. Solo Sekiro aprono bocca. Corpo morto. Ah, c'è una corda legata, attaccata al cadavere. La corda si estende attraverso il buco. Dove potrebbe mai portare? E boh, poi lo vedremo. Ah, posso rompere la corda, però. Oh, si scende. Ormai lo vogliamo così, se il The Ring l'animazione scaffa. Sì, se parlano, se aprono la bocca non va bene. Non a caso Sekiro piace di meno dei Souls perché aprono la bocca. E che cazzo. Libro viola. Ok. Schifo. I residenti del maniero sono scomparsi e nessuno è tornato vivo. A volte i loro cadaveri vengono scoperti e sono sempre in uno stato orribile. Alcuni di loro sono stati uccisi con delle lance di bambù. Altri erano sotto, che so, Yves?
Vabbè, comunque erano irriconoscibili. Solo carne era rimasta. Troppi hanno sofferto lo stesso destino. Ok. La lore, questa era lore. Ok. Non so se sono informazioni importanti per procedere, però intanto le leggiamo. È il cadavere con la chiave della cella dell'isola. Minchia, guarda qua. Ah, ci tengo pure a precisare che questo gioco è stato pubblicato al tempo dalla Indie Games. Quindi non so se possiamo contare From Software come una software house indie che poi si è evoluta ed è diventata una software house grande. Vediamola. I cadaveri sono deformati perché vengono usati dalla Via Bianca per prosciugare l'umanità. Tutto questo sangue però. Però vedi, c'è troppo sangue, quindi c'è un po' di Bloodborne. No, non c'è da nessuna parte. Però te c'è un po' di Bloodborne qui. E parla costantemente di sangue. Porca troia. Ok, andiamo di qua. Spaghetto. La traccia di sangue finiscono qui, finiscono nell'acqua. Che dire che non si può. Questo è il gioco che connette tutta la saga di Miyazaki, la storia di Rosetta. Benessere. Poi invece ci stanno gli Armored Core, che invece sono il futuro dove si combatterà con i robottoni, no? Comunque non conoscevo questo Indie Game Company, è nato nel 4 e chiuso. Era minchia 2 anni. Ha pubblicato Kwon ed è fallito. È tremendo sta cosa. Io inizio un po' a correre perché. Ah, c'è una cutscene. Ah, questa è l'altra protagonista, perché si possono scegliere due protagoniste all'inizio del gioco. La storia cambia. No, questo mi fa male. Dammi una mano. Io. C'è Sif! C'è Sif, ragazzi! Sif prima che avesse la spada. Are you all right? Oh, Post. yes, I think so. Thank Vedi you. che non parla. Scusa, ora ti reggo. I am Utsuki. I live in the shrine, not far from here. I'm Sakuya. What are you doing here? I'm looking for my father. He's the elder priest of the shrine. My sister and I came from the mountain, but I lost her. It's not safe to be alone here. I wish I could help you find your sister, but here, take this. It will help you. Huh? Wait, it looks similar to the one Father uses. Your father is the priest, correct? Però che pure nelle cazzi non Here, take parlano. this. My father gave this to me. You may find it useful. Thank you. Please, be careful. I will. Non capivo cosa gli ha Thank dato. you. Roba è Take care. sanguinato. Allora, Most Popular Games Rated. Allora. Però erano avanti, se avevano questa visione di voler pubblicare giochi indie nel 2004. I giochi più popolari da Moby Games erano 3.9 Kwon, Echo Knight, Beyond, Madonna. Che dove sono i voti? Minchia che affare li sto vendendo. Gli altri giochi che hanno pubblicato sono orribili. Secondo me qua, qui,
Questo che ci sono animazioni perché ci sono queste cutscene con i primi piani. Sì, il problema maggiore è che ci sono le cutscene con i primi piani. Perché se fossero come in, che ne so, in Demon, in Dark Souls, che ci sta il personaggio e tu ci parli, ok, è brutto che non apre bocca, però non c'è proprio un filmato che ti sbatte in faccia il primo piano che non si apre la bocca. Comunque ci ha dato. Oddio, le spell card. Summon card Sutegumo. Summon card Saiga. Sif. Carte. Le carte possono essere equipaggiate dal menu principale. Le carte possono essere usate in qualsiasi momento. Premi Select per vedere il menu. Ok. Rilasciamento, carte e armi. La sezione delle carte e armi. Premi. Ok. Quindi io faccio questo, posso mettere una carta tipo Fiery Arrow Piercing an Enemy. Anzi, non sai che ti dico, voglio vedere un attimino il ragno che fa. Ok, lo devo mettere uno qui. Facciamo questo e questo. Ok. Quindi adesso item, writings, maps. Ah, questa è la mappa, ovviamente. Mappa che abbiamo sbloccato. Eccoci qui. Quindi abbiamo pure. Abbiamo le magie. Le magie. Aspetta, ma sono contate le magie. Abbiamo le magie contate. Non le uso adesso, voglio vedere contro un nemico. Comunque devo controllare meglio il giardino perché varie cose me le sono perse. Vediamo. Devo vedere che cosa fanno queste magie. Qua era caduto tutto, quindi non si può vedere niente. Qui da dove siamo partiti? Aspetta, fammi vedere un attimo la mappa. Così almeno mi rendo conto dove devo andare. Allora, il tempietto l'ho visto. Quei due posti non ci posso andare. Probabilmente devo vedere qualcosa dallo spring. Perché di lì non ci posso andare. Quelle due porte sono chiuse. Oddio, forse sono aperte adesso quelle due porte. Perché abbiamo parlato con la tipa. Andiamo a vedere. Non so se c'è la stamina. Non vedo nessuna barra della stamina, quindi non credo. Forse per questo non vedo neanche la barra della vita, effettivamente. Ok, ora la porta è aperta. Giardino est. Kaki mutilato è qui. Ok, immagino che abbia combattuto con l'altra tipa. La mappa mi fa vedere anche questa zona nuova, anche se non l'ho mai esplorata. Non è che sia proprio un'area gigantesca questa, però insomma. Sicurezza. Parliamo tutto. Una delle cose più protese sulle parole è sempre esplorare. Non si muove, è morto. Che brutti vedi. Quella roba. Era un fantasma. Sì, questi sono degli effetti che possono succedere. Non so se era inevitabile, però a quanto pare ce lo siamo preso. Summon, queste carte sono usate per evocare dei servitori spiritici.
le creature evocate sono mortali e la loro vita viene vista in basso a destra della carta, ok. Ah, se vuoi lasciare, cioè, toglierti l'evocazione, premi R2 e triangolo R2, ok. Fanno schifo. My God. La magia, la magia, la magia. Vertigo. Uno stato distorto di confusione e movimento. Ok, c'era la questione della tempesta di prima. Ah, mentre ho il vertigo non posso usare nessuna carta. Ma che culo. Ma che culo. Ho capito, mi sa che una mano ce la terremo senza. Questi ragni fanno un po' schifo comunque. Come si deseleziona? Ah, rimuovi. Come il vertigo, come si sana? Comunque questi goblinetti sembrano proprio dei non morti. È vero, un pochino sì. Oddio! Ma forse devo curarmi io. Forse è tipo la mia barra della vita questa, non credo. Non necessariamente, forse devo solo aspettare un pochino. Vabbè, fammi vedere la mappa. Ah, il tempietto qua. Mi sa che questi resuscitano sempre fin quando non li crepo troppo di mazzate. Sigillo Mercurio è stato piazzato sulla porta. Ho bisogno di un oggetto, sicuramente. È tremendo sto effetto, mi sto vengo. E sto vomito. Ce l'ho un oggetto per sistemare la situazione. Ok. La barchetta è quella che serve per salvare. Ok. Oh, curiamoci. Ah, ok, si è calmata. Comunque le magie contate come Dark Souls, però dubito che ci sia un palò qui. Non si muove. Vabbè, pure questo è mosso tutti morti. Ho bisogno del sigillo Mercurio. Apre questa porta? Ok. Comunque guarda, tu hai detto che il gioco ha preso 3.9. Buon, però sinceramente Urea not. Urea. Però sinceramente non credo che sia. Vabbè, per ora non mi sembra così male. Come va, Davide? Buonasera. Una volta lasciato la Corea, 2 settimane fa. Non ci sono per un po' di tempo. Qualcosa di strano è accaduto. Procedi per il maniero. Ti preparerò. Tante vittime. What the fuck? Ah, ma siamo dall'altro lato. E tu, Davide, sei qui per unire la lore dei Souls? Non è terribile, ma è un po' palosetto. Ma guarda, ho giocato tipo Blue Rose che è uscito dopo, che in teoria era più. Era un po' più legnosetto addirittura. Beh, io ho legnato pure questo, però. Però lo capisco. Lo capisco. Diciamo che ovviamente sicuramente è una produzione a basso budget, quindi non è che mi aspettassi questa cosa. Però a me mi sta piacendo l'atmosfera e trovo interessante. Vediamo un pochettino che cosa ne troviamo. Qua serve Saturno.
E questo è il Souls. Sì, questo qua è il Dark Souls del Survival Horror. Sicuramente sì. Horror dei Souls. Perché ci sono già vari sigilli. Già ho capito l'andazzo. Come ogni survival horror. È un peccato che, cioè, io Tresert, sì, The Tresert, sto apprezzando tantissimo i survival horror che sto vivendo da mesi a questa parte. Ma i così survival horror non ce ne sono praticamente più, o quasi. Ok, nuovo tutorial. Tutorial di sopravvivenza avanzato. Se viene attaccato, straggola. Straggola con tutto il tuo might. Ma lo faccio già, non c'è bisogno di dire. Ho trovato la barchetta. Tiene salvataggi contati sto gioco. Le barchette sono i salvataggi contati. Non so cosa abbia spinto From Software a fare un survival horror. Mi pare che anche Econite è di From Software. Forse no. No, forse no. Una cavolata. Ma in realtà, ragazzi, io ho visto un videino che spiegava i vari giochi di From Software, proprio misteriosi. Minchia, ne hanno fatta di roba assurda. Cane guardiano. Ok. Però me l'ha dato. Credo che sia un equipment. Io infatti. Vabbè, immagino che sia un oggetto chiave che ho preso. Eccolo qua. Infatti, oggetto chiave. Un genere che ha dato? Switch ce ne so, sì, Switch sì. Ma di tripla o grandi proprio. Di indici provano bene e male come va. Il dispositivo è stato disabilitato, a.k.a. il marchingegno non si muove. Ora la porta si apre. Ma che cazzo, ma sono appena entrato. Non capisco bene cosa voglia da me questo combat system, davvero. Non è che abbia troppissimo senso. Altra barchetta ho trovato. Ah, pliers. Ah, il coso, ok. I grossi vengono in mente l'identico 7 Evil Within. Re 8 non lo conosco. Devi perriare, non so come si perre, non so se si può. Allora, Resident Evil 7. Sì, più o meno. Non so che devo fare qua. Un'altra bacchetta ho trovato. Resident Evil 8. Wheeling. Resident Evil 8 è praticamente un... è tipo Resident Evil 4. È estremamente più action. Ma i Resident Evil reggono perché sono proprio action-action per la maggior parte, quindi... A parte casi particolari come il 7. Ah, un'altra volta il ragno? Ok. Sono venuto qui solo per il ragno? Questo a che serve? Mi sta venendo la vomità, madonna. È possibile, sto effetto è orribile. Non c'è nient'altro qui.
Allora, se visto che di però fanno solo certi generi, non tutti. Ah, Red 2 Remake. Red 2 Remake. Sì, ci sta. Sempre abbastanza action, meno ragionato, diciamo così, però sì. Red 2 Remake, che poi Red 2 Remake l'ho giocato pure in live. È bellissimo Red 2 Remake. Ma il device è disabilitato, aspetta. Non devo fare niente qui, cioè c'è tipo. Non mi fa neanche. Cioè sembra quasi che io lo debba spostare. Ma non mi fa nessun effetto per spostarlo. Vabbè, comunque questa carta mi sembra molto buona e la sto già usando troppo, quindi mettiamo i ragnetti. Casomai evoco tanti ragnetti per combattere al posto mio. In genere non si muove, esatto. Che non so cosa voglia dire in questo momento, però. Vediamo. Comunque, ho trovato la statuetta del cane. Immagino serva a qualcosa. Forse. Però, ecco, è un genere che purtroppo è morto. E si potrebbe fare comunque molto bene al giorno d'oggi. Però, più che altro è che. Cioè, c'è anche una motivazione del perché Resident Evil è diventato più action. Il fatto, oh, che ne so, che Silent Hill è morto. A parte Konami che fa schifo. Cioè, il fatto che comunque i costi di produzione ovviamente aumentavano per i videogiochi. Ma i survival horror comunque non vendevano troppo. Quindi, per forza di cose. Sono titoli particolari. Sono titoli particolari che non possono piacere a tutti. Però devono sapersi reggere. Ok. Ah, ok, scappi. Pensavo che mi attaccassi. Un favore. Ayako's Letter. Lettera della signora Fujiwara, signoria Fujiwara. Ah, della signora Fujiwara a sua figlia. Che immagino è quella sua figlia? Cara Ayako, vado al tempio perché il maniero è in pericolo. Se lì sei al sicuro, verrò a prenderti. Se lì è al sicuro, ti vengo a prendere. Fin quando non ti dico di suonare la campana, non apri la porta. Se non sono tornati in 10 giorni, raccogli tutti i dischi di legno e spikes, vabbè, le punte, e procedi per il tempio. Ok, devono 6 dischetti, mi sa. Ah, c'è una bambola per bambine. Ah, non la posso prendere, ok. Pratica è proprio un genere che sto apprezzando tantissimo. E ok, io non li ho mai giocati, quindi avrò una caterva da giocarne. Per una vita. Però dispiace, diciamo, che sia un genere morto. Immagino che la porta l'abbia chiusa, però. Esatto, la porta non si apre. Come posso aprirla? Non lo so perché ci sta. Ci sta la bambolina. Sicuramente devo fare qualcosa con la bambolina. Però. Boh, che oggetti ho? Ah, questo serve per rimuovere gli spike. Andiamoci. Vabbè, mi blocchi la via un po' stranamente perché potresti passare di lato. Vabbè, lasciamo perdere. I soliti mezzi muri invisibili che però non vengono usati bene. Ok, bloccata dall'altra parte la porta, quindi puro stile from software.
Maniero. Non credo che il titolo sia molto lontano. Ma Dio santo però, eh. Pensavo di poterci salire. Invece no, non ci posso passare e basta. Vabbè, ok. Il gioco mi ispira proprio. Vediamo un pochino però. Qua c'ero andato. No, la porta era chiusa. Ok, andiamo da un'altra parte. Fammi dare la mappa. Allora, io sono qui. Qua ci sono varie. Poi non male che le porte me le segna se sono chiuse. Tutte. Ah, aspetta, forse. Ah, aspetta. Aspetta, forse c'era un altro passaggio per la stanza di Ayako. Che non avevo visto. La mappa sì, è molto molto ben leggibile. Apprezzo molto. Ma no, non devi tornare indietro. Vabbè, questa cosa che ci sono caricamenti tra zone è un po' particolare. Che cazzo è su? Jumpscare. Ok, speravo mi facessi da cagnolino. Credo di doverlo seguire anche se. Ah, minchia, dopo un po' se ne scappa. Scappare subito. Allora. Ah, change point of view to scout. Look around. Quit. Non devi fare niente di che, quindi. Ah, c'è lei che tiene la porta chiusa, giustamente. Lì c'è un libricino. Oh, Madonna. No, Ayako! Fare qualcosa. No, però posso aprire sta porta. Spero che Ayako non muoia male. Aspetta, ma forse devo. Aspetta. No, aspetta un secondo. Forse devo correre e avvisare Ayako che ci sta un fantasmone che l'ammazza. Aspetta un attimo. Oh, cazzo. Korea? Rea. Ma è sua sorella. Quindi scusa, ma il gioco parte con loro due che entrano insieme. Poi quella si allontana. Poi immagino che ci sia un timelapse che si è ben capito. No, ok. Ma dice how can it be opened? Il punto è che lì è la sua bambola, la bambola della bambina. Non ho altri oggetti, ovviamente, qui che potrei dare perché non credo sinceramente di poter fare niente e basta. Vabbè, andiamo dall'altra parte.
Però che questo gioco non sia particolarmente astruso da capire. Di per sé quasi tutti i survival horror per PS2 che ho giocato non avevano, cioè non erano astrusi da capire, però si sa mai. Comunque questo qua è un titolo indie di From Software, tra virgolette. Che passaggi. Oh mio Dio, c'ho qui i fantasmi. Aspetta un attimo, non mi toccare. Che non è che sono invincibile. Apro le porte. In quale Souls eri invincibile aprendo le porte? Il primo? Nel 2 sono sicuro di no. Nel 3 non me lo ricordo. Nel primo mi sa di sì. Posso entrarci? Credo pure in Bloodborne. Non ricomparito, vero? Ah, forse ho sbloccato la porta. Sì, ho sbloccato la porta. Mi sa che lei non ha proprio una barra della vita. Cioè, non una solita barra della vita. È probabilmente più una barra del panico. È bella l'ambientazione, sono belle queste atmosfere. Ma scusa, ma ora, per carità, c'è scritto una porta non si apre. Tu lo vedi che c'è una barra, una trave? Perché non la togli? Devo utilizzare un oggetto specifico per toglierla? Non ce la fai a sollevarla? Ok, qua serve la terra. Questo cos'è? Il sigillo non deve essere rimosso. La creatura lì dentro non è un Gaki. Venus. Ok. Un sacco di sigilli, Madonna. Memorandum del servitore. Riguardo a Iaco, che forse troviamo un'informazione utile. Verificata dai demoni che arrivano durante la notte, Iaco singhiozza. Rinchiusa nella sua porta, nella sua stanza, nella sua porta, lei sta in silenzio, Wibson mi viene il termine adesso. Lei crede che i demoni non la noteranno? Se lei si nasconde nella sua stanza e non fa rumore. In realtà ci stava il demone. Rea, credo. Ok, quindi dovrei fare del rumore. La signorina Yako aprirà la porta solo quando la signorina Fujiwara suonerà il campanello, la campana, portata al pavilion nord. Ayako è bella come un angelo. Noi servitori abbiamo, diciamo, wow, aspetta, no, questo lo voglio dire. Abbiamo giurato di proteggerla a qualsiasi costo. Ok, ho decisamente.
cosa sta bussando alla porta. Sta spaccando la porta, più che altro. Questa non mi piace. Perché mai devo uscire? Ne puoi evocare più di uno? Seriamente? Solo uno alla volta? Ma che cazzo? Pazzesco. Mi ha bloccato. Pazzesco. Non credo che tu possa evitare che loro ti prendano comunque, credo sia proprio impossibile. Pesante. Ma lei sta già morendo di nuovo. Ok, quindi devo trovare un modo di far suonare questa benedetta campana per far uscire la ragazzina. Oddio. Devo provare a non fare rumore. Perché se faccio rumore appunto li attiro. Vabbè, in quel caso forse li attiravo. Buono. Questa deve essere la camera del Lord, signora. Robe eleganti sono attorno. Okay. Allora, mi fa un po' schifo sti cavolo di ragni, però. Peccato ne potessi utilizzare più di uno insieme. Non posso. Una alla volta. Ah, pure qua quello di Mercurio. Ok. Andrò a vedere questa. Armadio, qualunque cosa sia. Ok. Non ha niente. Libro verde. Un po' mangiato. Ho visto Miyoshimaru rompere il sigillo quando era malato. Miyoshimaru usava qualche tipo di roba di sangue insanguinata, un panno insanguinato, e lo faceva sul sigillo, lo metteva sul sigillo. Quindi è lui che ha sigillato la porta. Posso prendere, se riesco a prendere un po' del suo sangue, riuscirò a scappare dal maniero. Aspetterò fin quando non guarderà. Quindi colpirò e avrò un po' del suo sangue. Quindi devo ammazzare. Mercury! Grande! Quindi è tutta roba di sangue. Ogni sangue ha qualcosa. Serve sangue specifico per aprire porte specifiche, sostanzialmente. Sì, è un sigillo, ma non propriamente un sigillo. Ma piuttosto prima di aprire là, però. Qui non abbiamo trovato assolutamente niente.
Mi piacciono pure le musiche. Cioè, più che le musiche, il rumore ambientale. E c'è una barra sopra. Eh sì, se la togli la barra magari. Vediamo se funziona automaticamente o devo selezionarlo. No, funziona subito. Ma poi me lo toglie? O me lo tengo? No, me lo tengo. Però c'era proprio... Esatto, c'era una porta che era bloccata. Dove siamo? Dire 2-3. Ah, ok. Vuol dire 2-3. Aspetta, ma io sono qui, ma ci sono mai stato qui? No, sì, ci... Ah, il pavilone è lì. E però non posso... No, non posso raggiungere. Non lo so. Non c'è nessun giro. Metti attenzione però, perché considerando che i dadi sono piccoli e stretti. Venus. Cioè, Madonna, angolo. Che mi ricordo dove siamo qui. Oddio! Che non è un mostro però. È suo padre? Che l'abbiamo già trovato? Woodsky. Where is Korea? Korea is... Cavolo, mi aspettavo di trovare il padre così. Io. The song put her in a trance and she disappeared. Please. Please help me find Korea. She's my daughter. Don't worry. I want to give you this also. Oh no, Venus, grande. There's something I need to take care of. Go now. Find and watch over her. Ok, quindi lui è vivo. Gli abbiamo parlato che se ci poteva aiutare a trovare Corea. E detto facci tu. E mia figlia, non preoccuparti. Aren't you worried about Corea? Go find. Se trovi Corea, vai a trovarla. Non mi sarei mai aspettato di trovare il padre immediatamente. Qui praticamente. Salvataggio, aspetta un attimo, salva perché cago un po' sotto. Scende qui. No. La mappa. C'è il punto di salvataggio lì. Come scendo? Devo stare sotto da un'altra parte? Vabbè, procediamo. Cambiamo però carta, perché almeno non mi fido troppo dei ragnetti. Questo qua glielo ho dato alla tipa. Allora. Ne ho 27, a posto. Non mi voglio giocare il lupone perché mi sa che il lupone è fortissimo. Quasi no, pochissimo. Quindi magari se ci sono boss fight utilizzeremo il lupone. 100% succede qualcosa di brutto, tipo jumpscare. Pareva. Che cazzo è? Ma
Cosa ho trovato? Elisir, acqua santa, cura le ferite profonde. Ok. I bari. Ah, buono, ho trovato altre... Vabbè, fortissima questa magia, comunque è fortissima. Oddio, fortissima, non troppo perché ci metto un po' a uccidere, però... Vabbè, è piromanzia praticamente. Diciamo che è piromanzia. Ok, adesso devo trovare altre cose col Mercury e il Venus. Il punto è che il gioco me li segna o non me li segna? Perché... Ci sono varie po', però mette dei numeretti. Che vogliono dire i numeri? Poi rifacciamoci un giro. E procediamo per di qua intanto. L'unica cosa è che questi caricamenti, per quanto durino poco... Ah! Beh, siamo tornati qui. Excuse me, what? Infatti la casa di... Ok, è un oggetto identico, pensavo che ci fossimo teletrasportati. È un oggetto identico e basta. Lo stai guardando ma non mi fai fare niente. Forse è un altro lato dove c'è il sangue. A me piace quando ti vogliono far vedere le cose semplicemente perché il personaggio sta guardando lui con la testa. È impossibile da vedere oltre. Ma... Bene. Ok. Questo cos'è? C'è un marchingegno sul muro. Ehi, Cali, buonasera! Manipola il marchingegno? Come va? Come lo manipolo? Ah, devo... Ah, è un puzzle. Buon, mai sentito. È un gioco di survival horror di From Software. Del 2004-2005 per PlayStation 2. Ci sta che tu non l'abbia mai sentito. Anche io l'ho mai sentito finora, me l'hanno nominato. Però è un'atmosfera interessante. Allora, puzzle dello zodiaco. La porta può essere aperta risolvendo il puzzle, mettendo correttamente i simboli, posizionando correttamente i simboli. Premi per selezionare e X per muovere. Il tasto sinistro muove i simboli in orizzontale. È quello, cosa? Quell'altro in verticale. Ok, però me lo fa intendere il... Questo era un puzzle? Dovevo neanche pensarci, volevo semplicemente far comparire le cose colorate, illuminate, vabbè. Non mi lamento, meglio. Però mamma mia, un po' bruttino. Come stai, Cali? A entrambi i lati dell'altare ci sono dei plinths. Qualcosa, c'è qualcosa. Sembra che ci sia un device, un marchingegno che lo riguarda. Affamata, mangia. Mangia. Ma mi sa che gli oggetti li utilizza automaticamente e basta, quindi se non ce l'ho non ce l'ho. E vuol dire che mi faccio pensieri su cosa devo utilizzare. Anzi. Però qualcosa. Buono. Posso salvare ancora se la faccio andare a salvare prima che ritengo. Una morte, brutta. Non ho trovato di mangiare da quando sono tornato, ora mi ci metto. Ok, ok. Che hai fatto oggi? Ok, ma.
Immagino che dire che non posso fare niente qui, però ci devo pensare. Allora, un puzzle così semplice mi fa pensare che magari il gioco è affatto complicato, potevi immaginare. La porta si apre. Si aprono tutte e due le porte, allora una avanti e torniamo indietro. Comunque due panni, Venus e Mercurio. Vedere Mercurio, il problema è che non ricordo questo. La mappa neanche me lo fa intendere. Buco. Qualcosa si sta muovendo dentro al buco. Qualcosa di luminoso come scaglie di pesce. Scaglie di pesce. Abbastanza labirintico sto maniero. Oh, grande. Che non c'entra qui. Tutto che a me piacerebbe salvare, ragazzi. Lo dico con malizia, ma mi piacerebbe salvare. Perché mi sto un po' cacando sotto che se non salvo tra poco. Ok, qua ci sono delle rive del mare, del laghetto, quindi magari posso salvare qui. Aspetta, vado un attimo a vedere se posso salvare qui. È un po' che non salvo, ho fatto un bel po' di progressi. Comunque ho esplorato un bel po' e rifare tutto sarebbe abbastanza brutto. Aspetta, forse è da qui che posso salvare. Se crouchi puoi passarci sotto. Ah, crouching. Ok, semplicemente devo premere il tasto. Ah, ecco come posso andare a salvare allora, ok. Eccoci qui, andiamo a salvare. E se ti prego. Infatti per 50 minuti che non salvavo. Che bello che salvi con la barchetta e c'è la barchetta che va. Meno bello il fatto che i salvataggi sono contati, però ho trovato un sacco di salvataggi. Allora, torniamo dove eravamo lì. Andiamo a vedere dove porta quella porta. Porta qua. Non dice niente, quindi. Della terra gliel'ho data la tipa. Oh, un'altra barchetta. Ok. Seaport Journal. Ok. E cosa dice? Giugno 17. Il servo Miyoshimaru
Mi ha dato qualche uova di silkworm, è tipo silk e seta. Immagino che... cioè di Baco? Baco da seta, tipo. Forse si riferisce ai ragni, boh. Ho visto molti di questi... forse è qualcosa che riguarda questo gioco. Ignorante. Ho visto molti di questi... di queste uova nere. Mulberry Sleep. Ah, sulle foglie. Quando l'ho ringraziato e gli ho dato un giocattolo per giocare, si è inchinato molte volte, praticamente. Qui prendono in giro Miyoshimaru e dicono che è debole di mente, ma a me piace la sua anima gentile. Giugno 18. Tengo queste uova come segreto da mia madre e da mia sorella. Se le vedono, romperanno le scatole, sostanzialmente. Le ho guardate tutto il giorno, ma non è successo niente. Domani chiederò a Miyoshimaru se c'è qualcosa di speciale che devo fare. Giugno 19, Miyoshimaru mi ha detto che le uova si schiuderanno in 10 giorni. 10 giorni sono pure i giorni che la madre se n'è andata da... se n'è andata e ha lasciato Yako sola. Devono essere tenute in un posto caldo. Le ho messe nella Ma tutti stanza. quelli che ho cercato di salvare sono morti. Si vede che forte sfiga. Così a caso, cari. Che hai fatto oggi, cari? Le ho messe in una stanza che riceve molto raggi solari, ma c'è un... Giugno 22. Le uova stanno diventando grigie. Ero arrabbiato perché pensavo che fossero marcite. Quando ho chiesto a Miyoshimaru, mi ha detto che si schiuderanno molto presto. Giugno 24. Le uova si sono schiuse. Sono molto piccoli, grandi quanto un dito, quanto la punta di un dito. E sono coperti in pelo. Secondo le istruzioni di Miyoshimaru, gli ho dato quelle foglie del mulberry. Non so cos'è il mulberry, comunque sono le stesse foglie da dove si trovavano queste uova che hanno mangiato. E a questo punto cresceranno molto in fretta. Ho fatto schifo schifo a posto. Ok, mi sa che Miyoshimaru ha fatto un bordello. Non lo so, mi sa che Miyoshimaru... Non lo so, cioè, deve esserci qualcosa attorno a queste uova che ha creato tutto questo casino. È troppo sospetta questa storia, le uova. Comunque, qui serve la terra. Ricordiamoci che lì serve la terra. A proposito, lì serve la terra. Ora che ho visto, cosa dice la mappa? Gli dà un numero 3, lo stesso numero che gli dà lì. Ma che vuol dire? Perché 3? Forse si chiama proprio 3? No. Ma forse 1, 2, 3, vabbè. Direi comunque che posso tornare indietro. Forse posso aprire qualcos'altro. Fammi un po' vedere se c'è. Vabbè, controlliamo quest'area ovviamente prima. È davvero carino. Però mi sta facendo una gran bella impressione. Beh, purtroppo è abbastanza tipo c'è il combattimento, ma il gioco non è fatto affatto per combattere. La roba che ho mangiato, le cose che dovevo fare, per non parlare di che Instagram fa schifo ultimamente più del solito, tutti i miei sforzi di un divisone vanno giù con l'acqua nel cesso. Perché? Che è successo? Non riesci a condividere, la gente non guarda le foto, non mette mi piace. Purtroppo capisco bene questo. È un casino che non faccio.
un casino che non metto cose su Instagram, devo tornare a farlo. Ci sono segni di, di una colluttazione qui. La roba è tutta all'aria. Mi spiace comunque. Cocciola lì non è bello. Ah, il memorandum della veggente è un avviso lasciato dalla veggente. Le spike, le cose, dove è il termine adesso, gli spuntoni erano usati per sopprimere i gaki, non rimuoverli per nessuna circostanza. Questo vede che dice di non rimuoverli, quindi devo farlo. Che diavolo è successo qui? Non lo so, bella mia, cosa è successo qui. L'oggetto ce l'abbiamo, quindi ok, qua devo usare l'oggetto, qua mi dice che l'oggetto lo devo usare. No, no, funziona male, e ogni settimana cambia l'algoritmo, così che ho post che raggiungono 200 like perché vengono visti, altri 80 like perché i miei post diventano improvvisamente invisibili. Mi sa che è una roba che succede anche su Facebook, purtroppo. E mi sa che significa semplicemente che forse l'algoritmo è stronzo, appunto per invogliarti a pagare l'algoritmo e far vedere i tuoi post. Se ne lamentavano anche quelli di un sito con il quale collaboro. Non mi fido, ma... No, fallo per bene. Mi devo allontanare perché sennò... E lo so che bisogno di tanti, di quanti spike vuoi, lo so che ne hai bisogno, ma fammi passare prima. Allora, se resti un attimino... Ok, perfetto, è morto. Ma mi sa che non è morto. Lo stronzo non è morto. Ecco, ora è morto. L'oggetto che ho utilizzato l'ho perso, perché ho visto che era diventato zero. Sì, lo perdi. Fosse un oggetto generale. Iril a volte corona a picco, mentre altra gente si anima correndo al rallentatore 5 secondi e hanno 10.000 like. Se è vero, vogliono che paghi la sponsorizzazione e tutti i social sono diventati così. Ma la gente, ma pure la gente, mette like a cose strane o senza arte né parte, non capisce nulla. Ah, vabbè. Diciamo che la gente mette like a quello che può, cioè, alla fine se gli piace più una cosa, amen. Però capisco la frustrazione, ma soprattutto dal punto di vista del social, in questo caso Instagram, perché... Beh, è brutto che magari anche gente che magari ti segue non vedi i tuoi post. Ma succede sui gruppi Facebook, succede su Instagram, succede pure su YouTube. Pure su YouTube succede. È imbarazzante questa cosa. Cioè, io c'ho 119 iscritti in questo momento su YouTube. L'ultimo video che ha fatto 8 visualizzazioni. Ora, non dico che dovevano vederlo tutti, per carità di Dio, però... 8 visualizzazioni mi sembra una roba... abbastanza strana. Che doveva andare lì là? Dove siamo? Senti, torniamo un attimo indietro.
Vediamo un attimino se possiamo sbloccare qualcosa che dobbiamo sbloccare. Comunque mi sa che il vertigo, cioè se ho vertigo sono nella merda e mi devo per forza curare. Altrimenti posso fare qualcos'altro. Qualcuno ha portato qualcosa qui. Vedere qualcosa l'ha buttato qui. Suoni si possono sentire dall'altra parte della porta. Ho guardato attraverso l'apertura della porta. Ma qualcuno che sta mangiando. Esatto, io noto che artisti hanno molto meno like degli influencer superficiali che hanno una giravolta da qui, sono andati troppi meme. Sì, lo capisco. Ma no, è interessante questo gioco, sì, assolutamente, a me interessa proprio. Lo sto regolando proprio interessante. C'era qualcuno qui ma è sparito. Ah, si è aperta la porta. Ah, mi sta piacendo questa cosa che ci sono eventi che si modificano a seconda di cosa stai facendo. È molto... cioè, ti invoglia esplorare perché le cose capiteranno durante la storia, diciamo così. Questa cosa mi piace. C'è qualcosa qui. Ah, buono, altre cose di Bari. Ottimo, ottimo. Allora, io volevo controllare un bel po' di cosettine, quindi mi sa che torneremo indietro. Sì. Apriamo questa porta, dai. Ah no, ma ha una gran bella atmosfera questo gioco. Ok, lingua shot i fantasmi, no? Tipo adesso, in questo caso, seguiamo la traccia di sangue. Vediamo dove ci porta questa traccia di sangue. Deve esplorare tutti gli angoletti così ti prendi tu. Sì. Assolutamente. Ah, è proprio questione di... dei survival horror. Proprio si svolgono così e devono essere svolti così. Ed è una cosa che mi piace molto, perché io adoro l'esplorazione nei giochi. Quindi mi piace davvero tanto. Ora, qui sono nella camera del Lord, ok? Sembra che ci sia un passaggio lì, però non lo posso fare in qualche modo. Probabilmente è qualcosa che si dovrà fare poi. Ma comunque c'erano altre porte che dovevo aprire. Aspetta. C'era questa roba prima. Vabbè, comunque bella mia, potresti fare un saltino, eh. From Software ci ha sempre avuto come... una cosa brutta questa. Qua è dove avevamo preso il panno. Ma non ci posso passare. Perché qualcuno mi ha bloccato il passaggio. Ah no, aspetta. Forse semplicemente devo passare da qui. Graficamente si comporta bene. Non fa impazzire dal punto di vista dei dettagli, però è fatto piuttosto bene. L'atmosfera ci sta, i modelli sono buoni. Questo va notato, porca troia.
ci siamo. C'è qui. Ah, Chinese Zodiac. Vabbè, ma l'ho già fatto senza vederlo, non c'era neanche bisogno. Si fa automaticamente senza vederlo, praticamente. Summon card e sushi gioco. Ends pulling demons into underground. Quanto è questo? Perché guardi lì? Perché stai guardando di qua se non c'è niente? Vabbè. Mi ha dato il modo in cui risolvere quell'enigma, ma quell'enigma praticamente si risolveva da solo. Quanto era facile. Io ero già entrato, vero? Sì. Devo la mappa. Allora, il 2 lo posso aprire. Il 3 non lo so, non mi pare. Credo che solamente l'1 e il 2 io possa aprire. Mi sa che dovrò ritornare indietro, perché comunque devo arrivare lì al pavillon, ma al pavillon al momento non ci posso andare. Praticamente avrei dovuto continuare a esplorare in quell'altra zona. Vabbè, ora andiamo a vedere. La zona non è comunque troppo grande, eh? Non è esageratamente grande la zona. Così devo passare di là. Lord Suite devo passare. Tramite il 3 o... No, tramite il 3 sicuramente. Sbagliato. Mollami. Ah, ma droppate pure le cure. Ottimo. Allora, qui era il numero 3 è l'Earth, il 2 è il Venus e il primo è il Mercury. Se non corro effettivamente non mi notano se non me l'ho visto subito. Mai non ci sono mai andato. Però vedi, qui c'è del sangue che passa di sotto. Quindi mi viene in mente che forse c'è un passaggio per l'appunto di sotto che devo andare a controllare. No. Okay, ci ho pensato troppo per niente. Allora, io potevo controllare altre zone, mi sembra. Ecco, vedi, alla Spring. Però la Spring non mi fa vedere benissimo andandoci. Ma mi pare che ci fosse qualcosa di Mercurio. Vale. Però ci sono i quartieri qui che posso controllare. Perché i quartieri devo passare di sotto dai quartieri. Quindi mi sa che... Mi sa che ci andremo. In realtà ho due punti in cui potrei andare. O qua sotto a ricontrollare una cosettina o andare ai quartieri. Mi sa che vado ai quartieri, sai? Nella parte dei quartieri. Ritorno lì e esploro la parte di sotto che in cui stavo andando prima, poi ho cambiato idea.
Bruttini questi caricamenti, sinceramente. Più che altro non capisco neanche perché siano così preponderanti. Comunque non è che sia abbastanza così tanto grande questa zona, eh. Beh, a pensarci, il mondo, in questo caso di gioco, che sarebbe per l'appunto solo il maniero. Stessimo parlando per appunto di un gioco come Resident Evil, che è vecchissimo, ok. Sta. Mettevano i caricamenti a ogni porta, nascondendo il caricamento attraverso la porta. E a parte che non lo nascondono, ma non ha molto senso. Vabbè. Ah, qui io non ho visto effettivamente qui se c'è qualcosa da controllare nella zona. No, ok, muri. Ok, serviva solamente per andare a salvare lì, ok. Che se... Mi è scaricato il pad! Aspetta un attimo. Mi si è scaricato il pad, scusate. Normale che non ci sono nemici nelle vicinanze. Ho un problema. Si vede, vero? Ok, no, perché certe volte si distacca il... quando tocco lì si distacca il... la cam. Ci sia. Devo ricordarmi di caricarlo. Ok, io qui ho visto che c'era una cosa qui. Qui abbiamo controllato, ma... aspetta, ma... lo so che non va più bene questo. Side. Lo pad lo adoro. Adoro quanto lo adoro sto pad. Ok, procediamo qui sotto dove dovevo procedere prima. Ah, scusate. Mi abbasso il microfono, se no. Va bene. Ok, ce la fa entrare. Carriage. Questa visuale. Oddio, sono andato. Questa visuale però no, eh. Bella. Bell'attacco, eh. Complimenti. Voglio sprecarle tutte però perché... Maledizione. Morto. Sono potentissimo, ma non voglio sprecarle tutte. Ah, questa però la voglio utilizzare, solo che ce ne sono solamente due, non voglio sprecarle. Quando sono troppe poche. Magari serviranno contro dei demoni molto potenti. C'è un cadavere nell'oscurità. Era pieno di cadaveri, di morti praticamente. Così si agisce. Grazie. Mi tieni anche un po' sveglio, perché l'atmosfera è molto pesante qui e sono un po' teso, quindi mi tieni anche un po' sveglio. Provo a farti vedere un co... Effettivamente mi hai un po' destabilizzato, hai fatto bene però. Niente qui. Ma non c'è letteralmente niente qui. Per il momento. Io suppongo che... Come ho detto prima, succedano cose a seconda del momento in cui siamo nel gioco. Accadono degli eventi. Per il momento non deve accadere niente qui, immagino. Altro da fare, andiamo.
No, mi devo ricordare quello che mi è stato consigliato appena ho un attimo di tempo di mettere quegli alert che dicevamo. Non per forza di spavento, però qualcosa del genere si può mettere. Entro la mappa perché. Aspetta, fammi controllare prima la riva. A te piacciono le cose orientaleggianti, perché a me sono abbastanza. Devo dire che in realtà all'inizio non mi piacevano molto. Quando ero più piccolo non mi piacevano granché. C'è niente da fare lì, sicuramente sarà un altro evento da vedere dopo. Le bambine di prima? Sono casino. Il panno del come cazzo si chiama? Della terra. Ma gliel'avevo data la tipa. Che ci fa qui? Ho trovato un altro cagnolino. Vabbè, ora mi si apre un po'. Non dico un mondo. Posso fare più roba. Sì. Tipo, cavolo. Ho adorato Sekiro. Mi è piaciuto un sacco Sekiro. Avendoci screato qualche volta, perché c'è davvero tanto. Cosa qui? È tipo uno scrigno. Ma non ci posso venire da qui, giusto? Forse no, non posso neanche venirci, devo venirci da qui, suppongo. Ho trovato il coso della terra, quindi ora ci divertiamo, perché non devo controllare se c'è altra roba, ma vabbè, sono un coglione, io non devo correre, ma posso attaccare i fantasmi? Attaccare qualcuno. Io non devo correre, perché se corro, vi spiego una meccanica del gioco. Se succede uno di questi eventi. Se succede uno di questi eventi, ma stai correndo mentre appare, a lei vengono le vertigini all'improvviso. Altrimenti si spaventa un attimino e poi si calma. Io devo correre solamente quando me lo posso permettere di correre, perché se no. Allora, terra. Terra è il numero 3, giusto? Quindi, quanti tre abbiamo? Tre? Tre? Vabbè, a posto. Andiamo pure a chiamare Iago, praticamente. Che poi non capisco se tutta la zona è solo questa. Perché se tutta la zona è solo questa, magari il gioco è piuttosto corto. Anche se, ripeto, in realtà il gioco. Tu non c'eri prima, Kali, quando abbiamo iniziato. Ma in realtà il gioco è. Ok, corretto. In realtà il gioco è. Ha più personaggi giocabili. E immagino. Tipo, un personaggio che abbiamo visto prima è un personaggio giocabile. Quindi magari la storia cambia e le cose avvengono e poi si ricollegano insieme giocando con più personaggi diversi. Infatti, lo faremo. La barchetta, senza dover salvare. Ien. Ah,
Ok, fuoco. Sì. Ah, c'era solo da prendere questa spell. Ok. E tanto da fare. Quindi c'è niente. Immagino proprio che sia fatto apposta per tipo gli eventi che sta che sta vivendo lei, che si chiama Utsuki. No, Utsuki. Immagino che li vivrà solo lei o quasi. Poi un altro personaggio che giochi fa altre cose, però sempre qui. Queste spell sono le magie. Sono le magie o le vocazioni. Nell'equipaggiamento, tipo questa qua, tu mi hai visto lanciare delle pale di fuoco. Questo qua è perché ho equipaggiato questa carta che mi permette di lanciare pale di fuoco. Deposito illimitato? Credo di sì. Credo di sì. E tipo c'è questa qua che lancia la pala di fuoco. Questa qua dice frecce che colpiscono i nemici, però mi sembra una pala di fuoco. Qui c'è evoca una cosa di fuoco, un'ira di fuoco. Questo evoca un lupo che attacca i nemici. E questo evoca un ragno che attacca i nemici. E poi c'è quest'altro che sono delle mani che fuoriescono dal terreno e prendono i nemici, li aggrappano. Insomma, ci sono varie cose. Tipo adesso mettiamo il ragnetto e ti faccio vedere. Mettiamoci in una posizione che in cui possa vedere decentemente. Ecco. Tipo, vedi? Adesso io premo. Evoco il ragno che combatte per me per un tempo limitato e può essere anche sconfitto facilmente. Però fighe queste cose, mi piacciono. Vedi, dopo un po' finisce. Non c'è più. Che tenero. Il ragno che tenero. Sì, comunque è bella questa cosa. Il lupo non l'ho utilizzato perché non l'ho ancora utilizzato neanche uno di lupo, neanche le manone, perché uno sono pochissimi e voglio tenermeli, e due appunto perché sono pochi probabilmente sono molto forti. Quindi magari contro un nemico davvero forte o contro un boss, se ci sono boss, lo utilizzerò in quel momento. Contro i nemici normali non vale la pena, li ammazzo anche molto facilmente. In realtà il ragno fa un po' schifo, però me lo dà una mano, dai, sempre di niente. Preferisco il fuoco che lanciavo. E lei parla di piercing arrows, cioè di frecce perforanti. Io sparo fuoco. Quindi ste frecce non le vedo. Qua c'è un nemico. Il nemico lo sta attaccando. No, non l'ha attaccato perché fa schifo il ragno. Minchia, l'ha shottato. Ah no, non aveva poca vita. Ace. Però non ne posso evocare più di uno contemporaneamente. Questa cosa mi perplime abbastanza, mi dispiace, però non lo posso fare. Però come vedi muoiono pure molto facilmente. Curare perché sto molto bene. Che cosa c'era scritto? Ah, il coso non deve essere rimosso. Vabbè. Immagino che ci sarà un nemico forte a sto punto, perché il nemico non è un Gaki, quindi mi sa che
Per sicurezza, vabbè. Caso arriva cambio la carta. Vabbè, guarda qua un po' si parla questa. Corriamo. Dai, ragnetto, fai cose. Ah, in realtà comunque l'attacco del ragno è forte, eh? Io l'ho mancato. In realtà l'attacco del ragno è forte, solo che è debolissimo il ragno. Pure barchette mi droppano. Sapevo che eri qua. E infatti vedi, muore molto facilmente il ragnetto. Molto per morire in un colpo il ragnetto prima di andare di là. Aspetta, stai guardando da qualche parte. Ma secondo me guarda da quella parte, perché c'è dall'altra parte c'è qualcosa, ma qua non c'è niente. Preparo le... Cavolo, devo... Preparo le frecce. Prepariamoci le frecce. Dov'è? No, aspetta, non è qui. È piano. Qualcosa qui. Bene che è un po' che non salvo. Bello schifo. Ma sei serio? Mollami! Non ha fatto sangue, proprio. Vuoi che utilizzi qualcosa? Se non qualcosa che posso fare adesso, forse. Forse era solo una trappola. Troppo calmo, aperto una campanella. L'ho trovata. Così posso sbloccare la bambina. Dai che ci arrivi. Che mani hai? Oh, madonna.
È stato, sì, si prende i colpi. Sono effetti paranormali. Allora, proviamo a utilizzare qualcosa di forte. Tipo, non lo so, questo. Okay. Proviamo a vedere le mani. Fatto schifo le mani, grande. Ok, allora a questo punto sono curioso. Vai col lupo. Intanto che c'è il lupo posso utilizzare altre cose. No, lo tolgo. Che cazzo ho fatto? Aspetta che non sto capendo niente. E questa visuale è orribile, non mi fa capire niente. Ah, perché ho il vertigo. Se ho il vertigo non posso. Non posso utilizzare le carte. Me l'ero dimenticato. Mi ragni. Ah, no, è morto. È morto. Ah, era il signore del castello. Abbiamo ucciso il signore del castello. Bellissimo il lupo comunque. Hai visto che figo il lupo? Bella. Okay. Bellissimo il lupo con tutte le carte addosso. Che avevo pure da salvare, mi sa. Qualcosa ha spuntato al suo corpo, fantastico. Io non ho visto se c'è qualcosa, ma andrò a vedere. Ok, ora possiamo andare dalla bambina. Non c'eri quando è successo. La bambina esce dalla porta in cui si è rinchiusa solamente se io posso suonare questa campanella. Quindi ora andiamo a suonare la campanella. Vediamo l'arma. Non so. Sì, solo secondo me se è già in uso una carta la annulli andando a vedere altri item. Solo una carta alla volta, giusto? Sì. Infatti ho notato che quando sono andato a prendere un altro oggetto mentre c'era il lupo. Oddio. Troppo curioso. Aspetta.
Lo vengo a vedere tra poco. Quando sono andato a prendere l'altra spell, l'altra carta, mentre c'era il lupo attivo, mi sa che il lupo si è disattivato. Vai, vai, no, aspetta, aspetta. Vado prima a salvare che ho appena fatto una boss fight. Ho paura che ci crepo. Stavano i salvataggi, guarda. Quello più vicino è lì, se no devo andare lì. Cosa un po' scomodo. Sì, se sono scomodi. Vabbè, andiamo a salvare di qua. Nemici penso di averli sconfitti tutti. Vabbè, corro perché ho già esplorato quest'area. Quindi non mi preoccupo troppo. Diciamo così. Ecco qua il salvataggio. Guarda come salva, guarda. Puoi salvare solamente ai salvataggi contati e per ogni salvataggio che lei fa, io faccio, mette una barchetta sul laghetto. E la barchetta va. Carino. Però sono salvataggi contati, quindi devi gestirteli bene. Carina questa idea, sì, è carino, ma penso che riguardi proprio un elemento di folklore giapponese. Se non sbaglio, comunque, anche banalmente in qualche anime, Davide, ho visto che c'erano per l'appunto queste cose che facevano dei festival in cui mettevano queste barchette con la lucina e le facevano andare per il fiume. E immagino che sia questo tipo di riferimento. Se vabbè, l'ho detto in maniera abbastanza alla buona. Andiamo dalla bambina, finalmente la possiamo. Possiamo parlarla per lo sciro. Ok, immagino che devo avvicinarmi qui, forse lo fa automaticamente, vediamo. I sense an evil, a presence wanting to devour souls. I have no idea, but for some time now, I've been hearing a song at nightfall. And disease has spread through this place, the hungry. They roam the manor at night. Then, oh! When I hear that song, I fear I'll be killed, or worse, abducted. We found you. Ah! You. Oh, porca troia. Mi hanno succato la ragazza. La bambina me l'hanno fregata. Ah, racconto di Miyoshimaru, il servitore. Giugno 27.
I silkworm hanno perso il loro pelo, i loro corpi sono bellissimi, luminosi e traslucenti. Però sono preoccupato. Alcuni di loro sembrano deboli. Non si muovono affatto. Giugno 28. Miyoshimaru mi ha detto che i silkworm, che non si muovono, stanno solo dormendo. E che non mi devo preoccupare. Quindi dormono anche loro. Luglio 4. Ho notato che i silkworm sono cresciuti quando li ho guardati questa mattina. Anche se solo pochi giorni sono passati, si sono raddoppiati di stazza. Crescono molto più velocemente delle persone. Miyoshimaru è stato così gentile con me. Devo dargli qualcosa. Chissà che questo gli piace. Luglio 5. Questo comunque quello che stiamo leggendo per l'appunto è... La prima parte che abbiamo letto era che Miyoshimaru gli aveva regalato delle uova. Dalle uova sono nati i silkworm, che lui ha nascosto alla sua famiglia, e adesso stiamo leggendo cosa sta succedendo con questi silkworm. Insegnerò a Miyoshimaru a leggere e a scrivere. Ho provato a dargli una spadina che mio padre mi ha dato, ma non l'ha accettata. Non è così avido. Alcuni silkworm non mangiano molto. Sono come lui. Luglio 10. I silkworm hanno cambiato muta molte volte e continuano a crescere. Sono tutti così diversi. Alcuni di loro alzano la testa e guardano in giro come se stessero pensando, mentre altri strisciano per tutto il giorno. Alcuni sono morti. Luglio 18. I silkworm non fanno nient'altro che divorare le foglie tutto il giorno. Sono diventati così grassi. Sono preoccupato che esploderanno dall'interno. Miyoshimaru mi ha detto che diventeranno presto dei bozzoli. Perché questi silicon hanno fatto un bordello e Miyoshimaru in realtà è stronzo. Ha parlato di una malattia la ragazzina. Ayako. È un oggetto qui, ma me lo fai prendere? Okay. Ah, solo pure? Ok, quindi non c'era nessun oggetto chiave da prendere qui, solo questo elemento di storia, una cura, e vabbè, è il filmato qui. Forse posso prendere questa bambola adesso? Poi che faccio con sta bambola? Comunque io ho preso di oggetti, ho preso in questo momento, vabbè, a parte questi ovviamente per aprire i sigilli, la mappa che vabbè, questo che ne abbiamo trovato solamente uno, e poi due cose dei cani. Non le posso neanche controllare, che non so a che servono, però abbiamo visto una zona in cui servivano due cosette, quindi forse devo andare lì. Mi segna pure i chest. Dov'era che ero andato? È lì. C'è un tipo un altarino. Forse devo metterci le cose dei cani nell'altarino, ma non credo. Devo ritornare un attimino là. E quello effettivamente non l'ho controllato. Non sbaglio è dove c'era il padre. C'era prima il padre. Però... Ah, cazzo, sbaglio. Vabbè, a sto punto mi faccio un giretto da queste parti. E magari troviamo delle cose che non avevo trovato prima. La porta non si apre, ma tanto collega dove stavo andando. Dove sono venuto.
Gli oggetti sono stati spostati, sono stati messi da parte, diciamo, sono stati messi di lato. Qualcuno è passato? Ah, ma non qui, devi lì proprio. Questo cos'era? Ah, Saturno. Ah, Saturno che numero è? Saturno è il numero 6. Ok. Ma se oggetti che sono stati spostati, dove sono stati spostati? Ma forse intendeva proprio lì. Non ricordo se c'ero andato. Andrò a vedere. Lo ricordo. Che c'ero venuto. E c'era questa cosa qua del marchingegno che è stato disabilitato. Però andando di qua c'era quest'altra cosa che penso che sia lo stesso marchingegno, ma non me lo fa usare. E io non ho oggetti che posso utilizzare a riguardo, no? Cioè avrei questi, ma non funziona, questo non funziona. Non funziona niente. Immagino che se mi ha fatto vedere questa piccola cosettina degli oggetti che si spostavano, che debba passare di qui. Ah, qui intendeva. Ok, per una cosa. Guardate se controllo spesso la mappa, ragazzi, ma necessario. Porca puttana! Che salto che mi ha fatto fare! Ma mira bene. Che salto che ho fatto, ancora non me l'aspettavo. Direi che comunque che devo procedere di qua. Non potevo andarci prima, me l'ho dimenticato. L'ho saltato malamente. E ci sono pure i fantasmi qua, non ci sono solamente i simil zombie, quello che so. E che cazzo. Dai, ragnetto. Dio santo, quanto tanchi! Madonna! Ma non c'è un modo per calmarmi dal vertigo senza che devo utilizzare forse una cura? Che così mi viene l'ansia. Una cura. Mollami! Oddio, se si è finito. Agno, non ce la fai a colpirlo? Vai. Vabbè, ma ha colpito... Ma... di lato. Piuttosto sti nemici. Molto piuttosto. Sì, era quello, era per il, la barchetta era per il salvataggio. Sì, la barchetta è il salvataggio.
oggetto qui. Farmi correre, non correre. Ah, l'acqua santa per curarmi. Bene. Ok, i salvataggi sono contati, a meno che non salvi come un maniaco. Ah, fai. Un po' come Resident Evil, quello che ho giocato io, il remake per il GameCube, che alla fine è normale e ce la fai tranquillamente. Se non sei troppo avido di salvataggi, ecco. Movimento, stavo morendo. Sembra che sto giocando io. Tu salvi molto? Io direi, a dire la verità, io sono sempre stato avido di salvataggi. Appena potevo salvavo, però essendo contati vince più l'ansia da... come si dice? Aspetta che mi equipaggio qualcosa altro. L'ansia da... sto finendo gli oggetti. Vabbè, mi tengo più i ragni, dai. Salvataggio. Grande. Quanto sono arrivato? 2 ore e 07. Ok. Vai, barchetta. Quanti ne ho di salvataggi rimasti? Va bene, ho 6, ragazzi. No, non salvo spesso, dipende dalla difficoltà del gioco. No, io salvo un bordello. Però sì, per chi invece non c'ha l'ansia, non gliene frega niente, quindi la fa tranquillamente andare avanti senza salvare. Talmente scuro che non so dove devo andare, però lì ho visto che c'è qualcosa di luminoso, quindi perlomeno. Sono due nemici, non uno. Cos'è? Pumon. Ok, questo mi sa che lo utilizzeremo adesso, perché questo mi sembra forte. Si dice che indebolisce i nemici. Vediamo un po' come indebolisce i nemici. Ah, non mi toccare. Tanto. Cazzo, mi ha già mandato in crisi? Non so se l'ha fatto o se l'ha fatto bene. Ok, scappare è inutile. Scappare è inutile, non puoi schivarlo. Schifo. E vabbè, bella mira. Mollami! Boia. Comunque interessante questa roba dei salvataggi limitati. Sì, sì, vabbè. In realtà è una roba abbastanza vecchiotta dei survival horror, anche se non tutti. Ad esempio Silent Hill non ce l'ha mai avuta sta cosa, mentre Resident Evil ce l'aveva all'inizio. Quanto dura questo gioco? Sai che non lo so. Avevo visto una cosettina di How Long to Beat che diceva tipo 8-9 ore. Però ti ho detto che ci sono più playthrough, quindi non so se contava più playthrough o playthrough singolo. Faccio la presente che serve. Sì, guarda qua, ho già finito tutte le magie, porca troia. Devo fare attenzione perché ho già finito tutte le magie. Non mi riprendere. Devo fare attenzione perché è tosto. Ok, ma non è possibile che ci fosse solo questo da prendere.
parte il fatto che c'era una persona qui, oltre a lui. Quindi mi sa che ho sbloccato un evento, sicuramente. Senza magie. No, vabbè, i salvataggi ne ho. Le magie ne ho poche, però vabbè, perlomeno... Però, aspetta, mi ha droppato una cosa che non avevo visto. Mi hai droppato? Prendere. Ah! Una cura che ho perso per colpa sua. Sei salvataggi, ok. Ma comunque non solo sono 6, perché magari ne posso trovare altri... Come sto facendo. L'unica cosa è che... Insomma, te li devi gestire. Mentre per le magie, sì, magari dovrei fare meno affidamento sulle magie. C'è nient'altro da fare qui. Vadino. Ti dico, fammi andare un attimino... al Manor, a Spring più che altro, che è un po' che non ci vado e da qua non ci posso passare proprio. Aspetta. Ah, c'è un altro oggetto qui che mi stavo perdendo. Fantastico, fantastico, guarda che l'ho trovato a caso. Sto perdendo. Alla fine i salvataggi vanno più che bene. Ripeto, non... Oh, c'era un'altra cura e non l'avevo visto. Alla fine... Ah, vabbè, ci sono un casino di cure che non avevo notato. Alla fine io pure, che sono una persona che solitamente vuole salvare spesso, non mi creo troppi problemi. Peccato perché il gioco, come puoi vedere, le cure te le dà. Le magie, volendo, le scovi. I nemici... Ok, li tanchi praticamente, perché qui non puoi schivare, non puoi periare, eccetera, eccetera, quindi... Così, però... Ce la fai, diciamo. Volendo potresti scappare da alcuni nemici, però... Penso che sia più utile ripulire. Andiamo un attimo alla Spring. Ci sono andato prima, ma poi non ci sono più tornato. Mi sa che lì... sarà utile andarci. Ah, lei comunque si stanca, ok. Non c'è la barra della stamina, però lei si stanca. Vabbè, così come non c'è la barra della vita, non c'è anche la stamina. Però effettivamente lei si può stancare. Qui c'era la porta che era chiusa. Adesso devo aspettare che qualcuno me la apra. Qui c'è il salvataggio, ma no, non risalvo adesso. Perché è di qua la Spring? Eccolo qua. Mi sa che non l'ho esplorato affatto bene. Questo è tanque. Ah, ci ho filmato. Ah, è vero, qui c'ero venuto ma non si poteva fare niente. Ora c'è un filmato invece. Ok, ma a volte delle bolle sono. C'è qualcosa nell'acqua? Non lo so, ma
scopriremo. Madonna. Mancano pure gli uomini pesce. Oh cazzo. E la Madonna. Allora, li devo combattere tutti insieme, vero? Minchia, ma hanno pure ucciso! Dovevo salvare. Dovevo salvare. Vabbè, fortunatamente non abbiamo fatto troppo. Però... mi sa che dovevo salvare. Rifacciamo velocemente questa cosa, dai. Poi quando arrivo là salvo. Ho sto tipo da battere. Ecco, vedi, quella se ne sta andando e lui resta. Che l'ho stalloccato. L'ho stalloccato malamente. Grande. Stavolta non ho mai droppato niente. Maledetto. Probabilmente perché non ho perso niente. Avevo controllato tutto lì. Sì. Qua non posso fare niente. Per le lanterne, ma non posso fare niente. Ok. Ora recupero quello che dovevo recuperare qui. C'è della roba da recuperare qui sopra, che avevo dimenticato. Vista prima di andarmene. Poi appena arrivo in quella zona salvo e faccio quello che devo fare in quella zona, cioè combattere quei due pesci, cosa sia. Bello. No, i corpi morti di quelli che avevo ammazzato non ci sono più, perché ho ricaricato la partita e quindi ho perso le cure. Porca troia. Ne ho due, però cazzo. Me l'aspettavo. Comunque bene due cure, per ora. Insomma, quattro mi faceva un po' più comodo. Credo che il ragno vada bene contro questi nemici. Però la cosa migliore che devo fare prima è levarmi di mezzo, perché sono circondato da loro. Devo allontanarmi. Poi evocare il ragno. E... tentare di gestirmela come posso. Che credo che li debba proprio combattere. Salviamo. Ora salviamo.
devo rifare tutto sto di iniziare di nuovo. Caso in caso muoio, ovviamente. Non credo, dai. Vediamo se riusciamo a gestircela ora. Si può saltare? Troia! Cazzo, l'ha visto. Ho capito, va? Niente ragno. Inventiamoci qualcos'altro. Questi, dai. Ho sbagliato. Incassano, non muoiono. Tu non sei morto, vero? Cavolo, però, quanto mi hanno fatto perdere. Ok, almeno una cura me l'hanno droppata. Due cure, perfetto. Però mi hanno fatto perdere un sacco di roba. Non potevo stargli vicino, però. Bastardi. E ora? Quando l'acqua ripple, che non mi ricordo che vuol dire, il loto. Ok, quindi è attraversabile in una certa maniera, per in un certo modo, immagino. Ah, ecco, qui c'era venuto, ma mi pare che c'era una cosa bloccata. Dove siamo in questo? Ah, vedi, ci sono più aree, infatti, almeno era solo il maniero che avevo visto. Infatti qui c'ero già venuto, ma non è segnato sulla mappa. Andare di qua. Che cosa? Oh, allora andiamo. Vabbè, ah, no. Di qua va. Vedi, qua non ci sono tutte le... E che cazzo, fatto a perdere questa zona. Non ci sono passato proprio. Prima dall'altra parte sì che c'erano le bambine. Qui proprio mi sono allontanato. C'è sangue. Open space inside. Ah, ok. Shrine puzzle. Una volta che i tre dischi di legno e i tre spikes sono stati attaccati ai posti giusti, lo shrine si aprirà. Circle di disc. Lì c'è un ragno, quindi mettiamolo qui. Ah, è vero, non ho abbastanza dischi, però... Ah, devo farlo tutti insieme, ok. Lo posso fare separato. Ah, si salva qui. Così mi salvo. Buono.
Meno male. Spero che si risalva, perché comunque quel combattimento non è così semplice. Ma gli posso proprio stare vicino per combattere. E ho filmato pure se salvi qui. Sono belle queste cose. Sono particolari. Se non avessi salvato qui non avrei visto questo filmato. Ah, ecco! C'era quella porta che non poteva aprire. Però questi cosi di fuoco sono troppo buoni, quindi riprendiamo. Riprendiamo i ragni. Perché contro uno di quegli stronzetti non ne avrei neanche troppo bisogno, però. Per evitare che mi colpisca. Vedi, qui c'erano le bambine e avevamo visto delle cose. Qui avevo pure controllato, c'era la questione della corda. E qui c'era questo qua che blocca. La porta bloccata da un sigillo con tizio. Quanto fa piacere, cari. In generale fa sempre bello quando. Vabbè, ne ho già parlato abbastanza. Allora apprezzo. Ah, hold the button disc covered with writing. Guida all'entrata del tempio. Ci sono tante cose che luccicano. Sì, sì. Il bozzolo. Mangiato dagli insetti. La trappola ha 8 zampe. Diventerà. Odder, non mi ricordo che vuol dire. Comunque, qualcosa per il ladro. Pins with a poison fang. Ah, questo qua ti spiega praticamente come mettere le cose, mi sa. Mischi. Vabbè, caso non rileggo. Buono. Ok, ma dice che ho trovato un'altra cosa, ma non credo che fosse quello che mi serviva. Infatti ce n'ho sempre una. E ti spiegava solamente come funzionava il meccanismo qui. Morirò qui. Ma non gli permetterò di divorare la mia carne. Ok, quindi c'era solo la spiegazione dell'enigma, diciamo così, di dove mettere i dischi. Però non ho trovato nessun disco qui. Oddio, quanto la telecamera. Telecamera! Ok. Che non abbiamo trovato propriamente un modo per avanzare. Deve esserci un'altra entrata. Il fatto è che non ho la mappa di qui, purtroppo. Ma un'altra entrata in teoria c'è, ma. Forse devo fare qualcosa con questa corda? Non credo di avere niente da poter fare con questa corda. Io devo fare qualcosa con questi due cosi.
Mi sa che li devo mettere in quei due spazietti. Sono due cani. Immagino che ci sono appunto quegli due spazietti in cui infilarci i cani. Devo fare un lungo giro. Tempietto non c'è altro. Vedo, ho trovato il primo coso, se non sbaglio. Non ci sono altri tempietti. Qui c'è un tempietto. Lì c'è... Ah, c'era una cosa qui. C'era una cosa lì nel tempietto che ora forse ce la faccio a sbloccarlo perché c'è il coso dei sigilli. Boh, me lo sono dimenticato. L'ho probabilmente dimenticato sotto. Mi sono abituato che ci sono i numeri legati a sigilli e questo penso. Row disk. Ok, perfetto. Ne ho trovati due, me ne manca un terzo ora. E dovrebbe avere la bambina, se non sbaglio, ma la bambina è stata rapita. Però dove deve andare? Zodiac. L'unica altra porta che è questa, ma non ci posso andare perché non ce l'ho. Quella porta è chiusa e vabbè. Ci sono altri shrine che non ho visto. No, l'unica cosa è quella là e... sperando che i cani servano a quello. L'unico, che tra l'altro l'unico indizio che ho io è perché i cani sono due e le due piedistalli sono e sono due piedistalli. È l'unico indizio che ho. Quindi boh, andiamo a vedere. Vedere dov'è precisamente. Ok. Letteralmente l'unico indizio che ho, cari. Vediamo. Ragione. Erano i cani che dovevo mettere. Eccolo, meno male. Wow, ne ho trovato un altro. Oh, tutti e tre li ho trovati. Però c'è un problema. Mi servono anche 3 metal spike. Ne ho 2.
Ci sono stasera io? Non lo so, a quanto pare no. Sarà un Metal Spike, però. A questo punto andiamo a vedere un pochino. Se si è sbloccato qualcosa da queste parti. Alla fine niente, posso potare gli alberetti perché... The moonlight shines on the rises. Grazie. Io penso di doverci passare di là, però che bull, devo fare qualcosa. Ho un oggetto che può fare qualcosa. C'ero già venuto. Non c'era niente. C'era solo questa cosa qui che mi dice devo scendere per prenderla. Ma per prenderla, cioè, in teoria dovrei passare di qui. Ok. Ma come passo di qui? C'era un passaggio di lato? No, neanche. Però non lo so se là c'è qualcosa, c'è quello che mi serve, però è l'unica cosa che mi viene in mente. Fammi rientrare qui. Vediamo se rientrando qua c'è qualcosa. Alla fine mi viene in mente pure di pensare alla questione degli eventi. Magari succedono eventi che sbloccano situazioni. Qui c'era una porta che era chiusa. E resta chiusa. Qui non c'è niente. Io ho i tre Wooden cosi, magari non ho bisogno di... No, ho bisogno sicuramente dello Spike per... Non l'avevo visto. Ma qui dentro la mappa. Ah, forse lì da Paparino, forse adesso posso vedere qualcosa, aspetta. C'era andato, io dirò. Mi sono dimenticato. Mi sembra che di averlo già detto che dovevo andarci, però non ci sono andato.
Grande. Ok. Ah no, mi ricordo che c'è... Aspetta. Aspetta, mi sto ricordando una cosa. C'era una porta che sembrava semi aperta, però non sono andato a controllarla. Ho il ricordo di una cosa del genere, però non sono più andato a controllarla. Ero andato a salvare, o comunque ero andato da un'altra parte prima e poi mi sono dimenticato. Vedete, c'è ancora. Porta la chiusa. L'avevo già vista questa porta, infatti. È chiusa, l'avevo già vista. Non si può passare di qui. Oh, sono davvero bruttini questi caricamenti che... mostrano caricamenti. La mia impronta, vero? No, non la mia impronta. Non sono la mia impronta. Ecco, vedi? Mi ero completamente dimenticato. Corpo di un Gaki è stato buttato qui. Sembra che sia stato sconfitto in battaglia. Ok, ma me lo dimentichi. Qua siamo nel ricordo alla vita irata di Sekiro. Può essere, può essere. Porca puttana! Stallocchiamolo. Dammi una mano. Se lo stallocco si sta pure qui. Squascialo, l'ho squasciato. Ma non ci ho risolto una mazza, perché ho visto solo che un corpo di un gag è stato tossato lì, ma... quindi? Oh, torniamo nella stanza di Ayako. Oh, andiamo in giro. Mi serve una cosa, un'unica cosa, un unico oggetto. Ma non ho idea di dove sia. So solo che ci sta sta cazzo di bambola che me la continua a far vedere. Ma non so cosa devo fare con la bambola. O se devo fare qualcosa con la bambola. Infatti, non devo fare niente con la bambola. Però me la continua a mostrare. Me la continua a farmela notare. Manca uno spike. Qui c'era il buco dove guardavamo. Non c'è niente. Facciamo il giro da lì. Perché magari io ho fatto gli eventi un po' a cazzo di cane. 100% è successo questo. E quindi magari... sto facendo un sacco di giri assurdi in più. Tipo questa cosa qua me la sono dimenticata, l'ho vista solamente adesso, quella del Gaki. Lì non ci posso andare.
Fishing Hut ci sono appena andato. Appena andato, ci sono andato prima. Nostro Ion ci sono andato, ho fatto il boss. Ah, aspè, ai quarters c'era. Ah, è dove ho preso uno degli spike. Qui non c'è niente. Qui non so che devo farci. A questo punto controllo un'ultima cosa. Semplicemente me la sto immaginando. Infatti, il fatto che ripeto, c'è questa cosa qua che mi fa vedere che il sangue arriva da lì, ma no, in realtà è il contrario, mi sa, però comunque non ci posso passare. Ma forse di qua ci posso passare? No, a prescindere ci posso passare. E niente. Quindi veniamo qui giù. L'unica cosa è... Mo prendo questi pezzi di... come si chiamano? Di legno. Li metto anche se non ho tre spike, ne ho solo due. Magari lo tiene lei mentre la porta si apre. Non so. Ma mi sembra che me ne servano tre di spike. Io qui non ci posso andare. Qui la porta abbiamo detto che è chiusa. Fatto. Solo qua sono niente le cose ancora da prendere o le stanze esplorate, vero? Non ci ho fatto caso. Sì e no, ad esempio qui è segnato che questa porta è chiusa, se le porte rosse sono chiuse, lì c'è un il sarcofago, quello che è, che devo prendere ma non riesco ad arrivarci. Qui c'è un 6, che vuol dire che mi serve un sigillo che non ho. Beh, mi serve un sigillo e il sigillo però non ce l'ho. Quest'altra porta è chiusa. Basta, bene o male. Il punto è che non so proprio dove devo andare adesso. Sì, mi sfugge qualcosa. Mi sfugge totalmente qualcosa. Tuttavia andiamo a vedere un attimino al tempietto, a vedere se mettendo i pezzi anche senza l'ultimo coso funziona. Se quell'ultimo coso funziona, se no. Cioè, in realtà penso che dovrei fare qualcosa qui. Ma non lo so se devo fare qualcosa più perché. Eh sì, vediamo. Andiamo a vedere, andiamo a mettere questi pezzi di legno. O mi sarà sfuggito qualcosa. Salvo prima per sicurezza. Era qui il salvataggio, sì. Io pensavo questo qui. Crow disk. Ok. Ah, vedi, non ci sono abbastanza spike. No, ho bisogno del terzo spike. Non ho idea di dove sia. Mi sfugge proprio. Ah, qua non c'è la mappa. Qua non ho la mappa proprio. Che è un problemino. Se qui non ho visto qualcosa. No.
manca l'ultimo, Pike. Però non trovo. So dove si. Sono tutti questi che erano morti. Li abbiamo già visti. Non lo so, ma parlo. Qui ci sono dei tipi, ma io ci entro, ma i tipi non ci sono, forse sono più in là. Sono e non ci sono i tipi. Aspetta, stavo guardando qualcosa di là. No, sono nemico. Vabbè. Sapete che vi dico? Vi dico che ci fermiamo qui. Ho salvato. E domani sera continuiamo.